sapere come è andata la vostra estate. Tutto. Benissimo. Allora, l'estate di Mauro, tranquilla. Mia è stata un'estate sobria, in famiglia, con i bambini, più montagna che mare. Vedo. Più lì. Montagna che mare. L'ho trascorso dove trascorro solitamente le mie vacanze, a Castel di Sangro, dove è stato anche il ritiro, il Napoli, il calcio ecco Napoli. Ecco perché tu vai quindi lì. Quindi passeggiate nei boschi, bracciate, laghi. Avevo esatto. proprio bisogno Dimma di... Ma com'è bella la tua Maria. Ti è fatta grande, hai visto? Ammazza, Tu ti sei fatto grande. E Mattia invece, no, che cosa fa? Io sono ancora in vacanza. No, io sono rimasto che tu lavoravi in una casa privata a Portofino. Sono rimasto lì. Sei rimasto lì? Sì, ancora devo tornare. Hai sempre la fidanzata o nel frattempo? Sempre. Ah, vedo, sai, perché l'estate può portare consiglio. Sempre. Il tatuaggio come va di Simba? Devo tornare, devo finirlo. Devi finirlo perché non hai avuto tempo. Quindi vacanze tu poche ancora. Poche, però me le sono godute, ti dico la verità. Dove sei andato? Cosa hai fatto? No, sono stato lì. Ah, quindi niente. Portofino, Baraggi, Santa Margherita. Hai imparato a conoscere le mie zone, la Liguria. Ecco, bene, sono contenta. Sì. E poi tra le tante cose le ha fatte conoscere anche a me, perché ogni tanto, sai, mi mandava qualche video. Ah, non è che ti ha invitato? No, non esageriamo. Sai come ci abbiamo questo apporto bellissimo, che lui mi vorrebbe che io... andassi a trovarlo lì, però non ci vado. Devi sapere che io l'ultima volta che l'ho vista è stato qua con te, l'ultima diretta Davvero? Del 7-8 sì. giugno, quindi lo sto Oggi vedendo stamattina un'altra volta. Ma tu pensa, perciò è ancora calmo. Questo è ancora caldo. Ma io mi riscaldo durante la puntata. Non abbiamo ancora detto cosa cuciniamo. Allora, oggi sono spaghetti, Antonella. Lo spaghettone. Spaghetti. Diciamo che il protagonista dei piatti è lo spaghetto, però lui fa la ricetta sua con... spaghetti al limone, col tonno. Col tonno. Tonno fresco. E io faccio alici e peperoncini. Quindi ne abbiamo portato il pane, che sarà una panurra che andrà su tutti e due i piatti profumati al limone. I peperoncini... il basilico e le alici, che saranno la base del mio piatto, mentre lui utilizzerà il tonno, un po' di erbe aromatiche, burro. Tu sei sempre napoletano, sempre fidiamo giusto? Devo sempre fare questi abbinamenti. Io diventa Allora, però procediamo uno per uno, se non si cambia. Allora, gli spaghettoni in comune. Già stanno in cottura. Spaghettoni stanno in cottura. Partiamo dalla panurra, che è quella che ci... Esatto, dai. Facciamo la panurra che utilizzeremo insieme. Lui ha tagliato il pane, ho usato le foglie di prezzemolo, buccetta di limone, un filo d'olio. Quindi acqua di vegetazione del prezzemolo, che andrà a colorire il pane, e poi lo andremo a trasferire al forno per farlo rendere croccante. Lo utilizzeremo poco come parte croccante e finale sugli spaghetti, un po' il formaggio dei poveri, no? Giusto, quindi la panura è in comune ai due spaghettoni. Panura e spaghetti, basta, vado ad allargare perché rimane solo quello. Poi tu fai il tuo e gli faccio un Hai capito? È sempre così, però, è sempre così, però così. Poi viene sempre da te. Sì, speriamo che stavolta hai imparato la lezione. Esatto. Vai Matti, vai. Questa per me è la canzone di quest'estate, l'Angelina Mango, è proprio carina. Poi lei è veramente brava, Allora, vedi a riprova com'è bella. Che la mela non cade mai lontano dall'albero, ecco. Allora, bella, colorata e profumata. Che bella. La andiamo a trasferire al forno, così la rendiamo croccante. Via, panura avanti comune con il tuo fatta per gli spaghettoni buttati, panura apposta. Tonno. Adesso tu tonno. Tonno fresco, naturalmente. Tonno fresco. Tonno fresco, invece Mauro usa le alici, giusto? Io utilizzo le alici con i peperoncini e i pomodorini, che non possono mai mancare, Antonio. Ok, iniziamo a tagliare il tonno. Lo vado a tagliare a tocchetti. Mm? In questo caso ho scelto la parte del cuore, non la ventresca, perché essendo molto fibrosa è molto più facile da mangiare e anche molto più buona. Ok, qual è il piatto dell'estate che hai cucinato di più, Mattia? Ma guarda, è stato proprio questo, lo spaghetto al limone. Essendo una cosa fresca... Esatto, col caldo poi che ha fatto. Burro, limone, lo usano molto spesso. Quindi ho detto, vabbè, facciamo questa qua e ci metto la mia parte napoletana. Quindi è il tonno. Vedi? Quindi poi vado a fare una tartare. È giustissimo.
mentre tuo papà sta facendo... Allora, io prendo i peperoncini, in questo caso Frigidelli o peperoncini del Fiume. Siccome questi sono un poco coriacei e sono abbastanza grandi, io di solito utilizzo quelli più piccoli, però se voi li acquistate al mercato, io vi consiglio di andare a tagliare per metà, togliere i semini, perché quando sono grandi, nelle verdure i semi danno sempre un po' fastidio, no? E poi gli andiamo a dare una parte assottigliata per aggiungere gli spaghetti, quindi tagliandoli a julienne, perché trovare, diciamo, una componente del genere all'interno di un piatto di uno spaghetto non è sempre preferibile né tantomeno presentabile, quindi li andiamo a tagliare sottilmente e facciamo la base. Vuoi dire qualcosa? No, vuoi una mano? No, vai in padella, fatti le padelle tue. Vado a condire il tonno. Fondiamo il tonno, quindi olio. Filo d'olio, un po' di maggiorana. Vi vedo belli carichi però. Sì, carichissimi. Piace, quello eh? Sempre. Allora, tonno. Ma sarà stato il fatto che siamo stati lontani? Secondo me sì. Sì. E calcola quello. Che tutto questo da 15 quindi questo è da prendere in considerazione. Al 15 ottobre finirà, perché lui ritorna a casa. Quindi sta a casa. Ma non a casa sua. No. Ma ti prenderai un po' di vacanza, avendo lavorato tutto l'estate, no? Sì. Però ti devo dire che quest'anno è stato diverso. Comunque è stata, come ti posso dire, è stato un lavoro in vacanza. Perché è chiaro, lavorare in un ristorante. Vabbè, non hai avuto la pressione del ristorante, però se quella ti manca puoi venirmi sempre a trovare e a darmi una mano. Deve fare sempre il passo più lungo della gamba. Ecco. Buccetta di limone. Buccetta di limone. Quindi sale, olio, pepe, maggiorana, buccetta di limone. La lascio lì da parte. Passiamo alla base, ci spostati un po'. Ti sposto? Vabbè, metti vicino a Antonello, oggi faccio niente. Diciamo, no, Mauro, tu fai sempre le cose un po' più classiche, lui logicamente un po' più spritto. Tu lo sai perché mi lascia sempre questa postazione di qua? Perché è la più difficile, perché non si scalda. Perché non la sa usare. Filo d'olio. Oh, che ridere. Allora, olio e burro, perché adesso olio, questa sì, tua... Sì, vado a mettere un filo d'olio giusto per non far bruciare il burro. Ma questa è contaminazione ligure? Questa è contaminazione mia, fatti tu. Vabbè, ok. Dai. Comunque lo trovo proprio bello tuo figlio. Ma sei perché? Vabbè che tutti voi siete belli in famiglia, però voglio dire, lui proprio lo trovo bene, lo trovo... Ma la differenza sai qual è? C'è stato un periodo che era diventato troppo sciupato. Troppo male, la differenza sì. Oggi invece è perfetto. 12 coperti, 200 coperti. Quella è la differenza. Verico. È sostanziale, infatti praticamente... Ma potrebbe essere il contrario, da capitano. In questo anche mestiere ci possiamo... sono tante sfaccettature, quindi questo mestiere mica si deve fare per forza in un ristorante. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra lavoro. Perché i giovani, ti spiego Mauro, i giovani hanno capito tutto. Noi non abbiamo capito niente. Niente, non è, assolutamente niente. Noi sempre stai lì a lavorare, testa bassa, pedalare, il dovere, le cose. Allora invece no, ti dicono, vabbè, se... però devo anche avere una vita. È giusto che sia. Bravi, fate bene. Noi siamo proprio dei difficili. Si lavora per vivere, ma non si vive per lavorare. Bravo. Questo è... Noi non, purtroppo noi ormai siamo... Non riusciamo a capire. Cioè ormai noi siamo fatti Teniamolo sempre sott'occhio, però ecco, se stai pigliando il poco rito. Comunque adorate loro. Vai. Torniamo a noi. Buccetta di limone. La vado a mettere nella base del soffritto. Vedi, il burro lo lascio andare piano piano. Nel frattempo che si scioglie, vado a nappare con un po' d'acqua di cottura. Seguendo? Nappa. Stai seguendo? Nappa. Vai, ok. Madonna. Le olive le aggiungi adesso? Sì. Sembra un po' di buccetta di limone. Poi ancora un po' di limone. E vado ad aggiungere anche il succo nella base. Quindi praticamente questo è l'intingolo, l'infuso dove andrei a risottare gli spaghetti. Esattamente. Ok. L'ha fatto tante volte, quindi ormai ha imparato. E il burro? Okay. Cosa gli dà il burro in più rispetto al solo olio in questo caso? Ma diciamo che va pure a contrastare il limone, essendo comunque una parte molto acida. Chiediamo anche al professore. Professore, cosa fa il burro qui? Ma perché i grassi veicolano gli aromi, Antonella? Quindi è così. Ma non l'avrebbe mai detto, Evelina. No, è vero. Allora, posso continuare un attimo io? Prego, chef? Ti lascio campo libero. Allora, intanto che sciogliamo il limone... Il burro con il limone e quanto altro. Di là abbiamo messo i frigitelli tagliati a julienne sottili, adesso mettiamo i pomodori. Ok, nel caso in cui dovreste comprare quelli più piccoli, possono essere addirittura fritti. Nel caso in cui volete una variante sui peperoncini, potete utilizzare il broccolo romano, utilizzare delle zucchine, utilizzare comunque una parte vegetale che sia abbastanza, come dire, minerale e si possa accorpare bene alle alici. Alle alici in questo caso, vedi, io le ho messe
li ho diliscati, ho torto la parte centrale e andranno a finire in questa padella soltanto alla fine, perché basterà soltanto il calore ultimale per andarle a cuocere. Gli vado a mettere un po' di sale sui pomodori, vado a profumare con del basilico. Matti, tu stai guardando la pasta? Sto guardando, guarda sì, la cottura sì, dello spaghetto al dente, mi raccomando, eh? È perché quella è in comune, la panura e lo spaghetto è in comune. A me deve... venuto con la base. Per me deve essere al dente. Inizia a dividere, vai. Vai. Perfetto. Ok, guarda, vai, dividi tu, vai. Io devo buttare le alici dentro. No, lui dividi, butta le alici così, vedete. Vediamo la parte finale, la parte della codina, Antonella, eh? Ok. Ok. Facciamo dei piccoli pezzi, ma proprio uno, due e tre. Vedi, tre pezzi che non li andiamo a disfare più di tanto. E li mettiamo nello spaghetto. In superficie, così, vedi? Ok. Vedi, una parte lì e una parte nel limone, nel burro. Sì, ok. Vai, Matti, va. Vai, Matti. Mi sembra un po' gracco di cottura a me. Ok, facciamo così, guarda, togliamola, questa, in modo tale che mettiamo tutti e due spaghetti vicini e facciamo vedere la differenza di salsa, vedi? Bella colorata con i pomodori. Bella colorata con i pomodori. Ma non è finita qua. E la tua invece è smunta, capito? Metto arriva e tu. Finale vado a tranciare. Olive? Le olive, a trinciare le olive. Vai col turno, vai. Le vado a mettere all'interno pure. Turno, turno. Antonè. E il tonno? Una parte la vado a mettere cruda sopra e un'altra parte la vado a saltare in padella insieme alla pasta. Ok. Allora, questo è un passaggio che va equilibrato sulla cottura, soprattutto degli spaghetti. Andiamo ad eliminare il becco d'aglio, poi risottarla in questo modo è sempre, come dire, piacevole e conveniente per prendere tutti gli umori che sono rimasti, diciamo, trattenuti in padella. Io gli metto anche un poco di panur, vedi? Guarda, a caldo. Matti. Guarda, Matti. Guarda, Matti, guarda, guarda, guarda. Sì, ma sarà una cucina guarda così Napoli, di qua. Ha già vicino a te. Mettiti tu di là. Quando una pasta sembra slegata si dice che ha fatto poca padella, diciamo. È vero. Certo, ha fatto poca padella. Vedi, lui si mette il suo olio, si mette le sue cose. E invece... un po' di origano. Matti è più... parco, ah, vero? Ci mettere un po' di origano, Matti. Io direi che ti dico, fatti due, non ti preoccupare. Vabbè, ok. Adoro queste due modi di vedere le cose, bellissimo, è meraviglioso. Per fortuna che in comune hanno solo il pianerottolo, perché... Sì, davvero. Ok, io ci sto, Anche ci io. Stai, allora. Fuori i primi. Non imbrogliare il piatto, questo è tu, quello là. Là, là. Vai. Quello bianco e lui si è scelto pure il piatto, naturalmente, azzurro mare. Matti. Prendimi e riportami spiaggia. Del nostro castello di sabbia. Aspetta, prendi la panura, prendi. E torna a lui. Vedete, tonno crudo, tonno cotto per gli spaghettoni al limone di Mattia in prota. Per quelli del papà, invece, friggitelli, pomodorini, panura, che adesso mettiamo anche noi, vero? E alici, certo. E alici. Quindi alici contro tonno e senza limone. Qua invece mettiamo anche un po' di panura, naturalmente, sullo spaghetto. Guardate che belle idee vi abbiamo dato, due idee da fare con gli spaghettoni, due pesci diversi, ancora nel ricordo dell'estate. Mauro e Mattia in prata! Grazie! Grazie.